C'è chi si affretta per comprare un ultimo regalo nei pochi negozi aperti, quelli autorizzati, chi fa la fila dinanzi alle pescherie, ai supermercati o ad alimentari per gli acquisti indispensabili a preparare la cena della vigilia. Salerno si adegua, così come i comuni della provincia, al lockdown natalizio, con giorni di chiusura e di limitazioni che inevitabilmente dividono e divideranno le famiglie. Così trascorrerà il Natale nella speranza di un nuovo anno ben diverso da quello che sta per finire. Auguri a tutti, come trascorrerete questa vigilia? A casa. Posso chiederle quanti ne sarete? Io, mia moglie e i due bambini. A cena, che cosa mangerete? Il classico pranzo di Natale, o spaghetti e vongole, un po' di frittura. Si sente un'atmosfera diversa rispetto alle altre vigilie? Sicuramente, è una depressione totale. Quindi diciamo stiamo rispettando, intanto vedo che Salerno alla grande risponde bene diciamo, al lockdown com'è. Quindi Alla tradizione non si alla rinuncia, no? tradizione. Menù di pesce. No, il menù è lo stesso, però diciamo a casa io e mia moglie e un figlio. L'altro figlio sta con la fidanzata che è l'altro a Pontecagnano, se non mi sbaglio. Quindi stiamo comunque mantenendo al regime quello che ci hanno detto, diciamo, il nostro Conte, e quindi cercando che l'anno prossimo, 2021, sarebbe un buon anno, un inizio nuovo, è una vita, ci andiamo a riprendere la vita che abbiamo avuto prima. Rispetto al Natale scorso, ad esempio, ha speso di più o di meno? Uguale, diciamo che stiamo da soli, prima si andava dalla nonna, dai parenti, adesso siamo noi quattro, però la tradizione la dobbiamo rispettare. È un Natale diverso, lei lo avverte diverso. Certo che è diverso, certo, è diverso. Sicuramente perché non siamo insieme ai nostri familiari, a tutti, siamo solo in pochi. Auguri. Grazie. Trascorro la vigilia e il Natale con la mia famiglia, con i miei due figli, con i rispettivi fidanzati e mio marito. Ha cambiato un po' le abitudini Sì, rispetto al passato? perché sono stata sempre a casa dei miei genitori perché erano persone anziane. Quest'anno? Quest'anno sono da soli. Videochiamata col telefonino? No, purtroppo no, però io, perché loro non lo sanno usare, però io ci abito vicino, ci passo, gli porto il pane, ma infatti sono venuta a prendere il pane per loro che sono anziani per 2 o 3 giorni che lo mettono nel congelatore. Saremo a casa con i parenti. Limitati. Limitati, ovviamente. Io con tre, io la badante e mia madre. Si avverte, no, questo clima diverso. Di tristezza, però se ciò serve a qualcosa. Se tutti quanti si comportassero bene, con la mascherina, con le distanze, quelle le distanze che non ci sono, perché se uno si mette una mascherina e sta vicino, non si conclude niente. Io spero che serva anche il 7 che si ritorna, non dico alla normalità, perché penso che la normalità non ci sarà più, dobbiamo convivere con questo Posso virus. chiederle se rispetta la tradizione, cioè menù a base di pesce, cosa mangerà stasera? Sì, sicuramente a base di pesce, certo. Almeno è una delle uniche cose che è rimasta ancora del Natale. Siamo. Grazie, auguri. Grazie Auguri. altrettanto a voi.